a significare l'importanza storica e ideale che la battaglia di Legnano ebbe come primo esempio di collaborazione tra le genti lombarde. Un padrone della provincia di Milano che da anni concede il suo patrocinio alla manifestazione. Un padrone della città di Legnano, decorato di medaglia di bronzo al valor militare e materiale della pace riconquistata nella contrada di San Domenico. Strada San Domenico, gran fiore Gianfranco Ciottino, terzo anno di reggenza. Capitano Alessandro Cuccioli, terzo anno di reggenza. Castellana Federica Rainoldi, primo anno di reggenza. Cudiero Ruggero Colombo Bolla, gran dama Elisabetta Assi Bruna. Accompagnata dall'onorevole delle pianiste e dalle forze anche dei tamburi medievali, portato dal quartiere, seguono il maestro d'armi a difesa delle vittorie, indossano abiti di cianco color oro, color nero, chiaramente richiamato con una divisetta color oro. La veste si fa una stola di origine italiana del decimo secolo, considerata essere appartenuta al re Enrico I, duca di Sassonia, coronato re nel 919. Il ricamo intorno al collo rappresenta una testa leonina ed equipaggio escono il di terpeggi ed eseguito con un della tradizione sasaki. 1965
Alberto Riva, secondo anno di reggenza, capitano Luca Bosatta, primo anno di reggenza, cancellana Sara Caccia, primo anno di reggenza, scudiero Stefano Monici, grandama Simona Franchi Martinetti, motto di contrada, con gloria e virtute ligat, un ponte lega, la virtù alla gloria. Lo stemma di contrada è una bandiera biancorossa a taglio fitto. I colori simboleggiano il sacrificio e la redenzione. L'emblema rappresenta l'aureo sole raggiante a otto punte, nel quale sono iscritte le lettere M.D.S. Dal colore del gruppo dei popolari, il loro artistico di bianco con il colore di vita. Vittorio Alfaglio, 1956, 1959, 1961, 1968, 1980, 1982, 1985, 1995, 2007. Sono l'astrologia e la caccia.